per l'attacco soprattutto è stata una serata importante. La tua è stata una gran prova, una doppietta, hai mandato anche un messaggio al tecnico Colombo. Sì, no, siamo molto contenti della prestazione perché comunque in Coppa Italia ci tenevamo a passare il turno, siamo partiti bene, sono contento per la doppietta, per aver aiutato la squadra a portare a casa questa vittoria e continuiamo a lavorare noi. Ci vogliamo chiedere un po' qual è il tuo segreto su quel primo passo, quando fai l'uno contro uno con gli avversari, sembra che vai al piccolo trotto, in realtà dai un metro all'avversario e te ne vai, qual è il segreto sul primo passo? No, diciamo che lavoro tanto sul primo passo, diciamo che è la mia forza, mi piace aspettare l'uomo per poi caricare sulle gambe e saltarlo, e oggi è andata bene anche sul primo gol che sono riuscito a saltarlo per poi andare al tiro. Hai giocato molto bene partendo da destra, però in occasione del gol Tupta ti ha dato la palla quando tu eri decentrato a sinistra, ma preferisci esterno a destra o esterno a sinistra? Preferisco esterno a sinistra, che comunque vengo dentro il campo e ho più possibilità nel giocare, però comunque dove il mister mi metterà io cercherò di dare sempre il massimo e sono contento. Due gol tuoi, due gol di Delle Monache, in gol anche Tupta, in gol Cuppone, e adesso le scelte non saranno facili per Colombo a Potenza. No, noi come ho detto lavoriamo sempre al 100% per mettere in difficoltà il mister, sono contento che comunque siamo riusciti a fare tutti i gol davanti e lavoriamo come ho sempre detto al 100% per farci trovare sempre pronti. Una domanda per Aristidi Colai che vi ascolta. Sì, che poi è una curiosità, intanto buonasera Colai, Massimo Profeta, complimenti per questa prima doppietta con la maglia del Pescara, ieri Raspadori ha segnato una doppietta fantastica col Napoli. Raspadori è stato tuo compagno di squadra nel Sassuolo, in quel tridente giocava anche Mota Carvaio qualche volta, anzi spesso, insomma oggi non potevi esimerti anche tu una doppietta, proprio per rispondere al tuo ex compagno di squadra. Buonasera, allora sì, ho seguito ieri la partita di Giacomo Raspadori, ha fatto una gran partita, una gran doppietta e comunque sta facendo vedere che comunque è un grande giocatore e io cercherò di comunque anch'io di far vedere che ho voglia di migliorarmi e sono contento per la doppietta. Grazie ad Aristidi Colai, vogliamo fare il titolo Colai come Raspadori? No? Però un sorriso l'abbiamo strappato, grazie.